Carissimi soci Fadoi, carissime amiche e amici internisti, sono passati i primi 7 mesi di quest'anno, forse i più lunghi e difficili della nostra vita personale e professionale, e sicuramente della storia della nostra società scientifica. Ho voluto essere aggiornato continuamente su come procedeva la vostra attività lavorativa, la vostra vita familiare. Il nostro lavoro è cambiato. Dopo un primo momento in cui abbiamo dovuto capire che cosa stesse succedendo nei nostri reparti, nella sanità italiana, abbiamo immediatamente cominciato ad adattarci per poter lavorare al meglio. Abbiamo riorganizzato i nostri reparti, le nostre equipe, abbiamo imparato a conoscere un nemico nuovo e come medicina interna abbiamo dato un contributo fondamentale all'assistenza, alle cure, alla conoscenza della malattia Covid-19. Una malattia che abbiamo riconosciuto come multisistemica, mettendo quindi in gioco sul campo tutta la nostra esperienza, cultura internistica, acquisita nella cura dei malati complessi. Io credo che dobbiamo essere veramente orgogliosi come medici internisti di quanto abbiamo fatto in questi mesi nei riguardi di più del 70% dei malati Covid ricoverati negli ospedali italiani. Anche per la nostra società Fadoi è stata una grande sfida. Affrontata insieme a tutti i past president, al comitato esecutivo, al consiglio direttivo nazionale composto dai presidenti regionali Fadoi, un gruppo di clinici di altissimo livello e di grande prestigio, a cui va tutta la mia stima e la mia riconoscenza per il grande sostegno in questi mesi difficili. Io come presidente sono la persona che compare maggiormente, ma la mia attività è il frutto del lavoro di tanti che contribuiscono fisicamente, intellettualmente, dando idee, sostegno, che mi aiutano a gestire questa importante e complessa società scientifica. Nonostante tutto, in questi mesi abbiamo terminato e quindi pubblicato molti progetti di ricerca, molti lavori scientifici. In primis il grande studio Caravaggio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, poi altri su riviste internazionali come lo European e lo Italian e l'Italian Journal of Medicine, su Diabetes Research, su ANAS, l'Istituto Superiore di Sanità, molti altri sono in fase di pubblicazione. Insomma, la società scientifica è andata avanti, non si è mai fermata. E in questo devo dire grazie a tutti voi che avete collaborato ai progetti di ricerca, nei vostri centri di ricerca, nei vostri ospedali, nonostante le difficoltà organizzative legate al Covid, e grazie al direttore del centro studi Fadoi Gualberto Busoni e a tutti i collaboratori e dipendenti della Fadoi che hanno capito l'emergenza e lavorato al meglio, accettando purtroppo anche un ridimensionamento temporaneo della loro attività lavorativa, che adesso stiamo riportando gradualmente alla normalità. Abbiamo anche rimodulato tutta l'attività formativa con webinar e iniziative online realizzate con il solito impegno e grande qualità. Adesso stiamo lavorando e completando la preparazione del congresso nazionale, il 25esimo della nostra società, che era previsto per maggio e che gioco forza abbiamo dovuto rinviare e ridisegnare insieme ai nostri principali collaboratori, i nostri amici infermieri dell'Animo guidati dalla presidente Gabriella Bordin. Credo che il nostro sarà il primo congresso di una società scientifica italiana che si svolgerà con modalità smart virtual dal 26 al 29 settembre e con grande interesse e sostegno manifestato dalle aziende sponsor. Quindi credono tutti nella Fadoi e nel nostro lavoro. Avremo un collegamento smart virtual con una piccola sala con alcuni relatori a Roma e tutti contemporaneamente potranno essere collegati online dagli ospedali o dalle loro case. Il 26 settembre alle 14:30 vi sarà la cerimonia inaugurale con la mia lettura introduttiva e poi una lettura sul Caravaggio di Giancarlo Agnelli e una lettura sull'eredità del Covid da parte di Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute. Poi, come sempre, un programma ricco e la nostra tradizionale offerta di corsi di formazione di altissimo livello. Quello che vi chiedo e vi prego di realizzare è di iscrivervi numerosi e di far iscrivere il maggior numero di colleghi e amici al congresso, di sostenere in questo momento le nostre attività e la società ancora più di prima, anche se in modalità remoto, ma con la stessa forza e la stessa passione, la stessa intelligenza che avete sempre mostrato fino ad oggi. Se riusciamo a superare questo momento facendo un congresso importante,
partecipato con migliaia di iscritti, come tradizionalmente facevamo noi con i congressi in presenza. Guadagneremo ulteriore prestigio agli occhi della comunità scientifica tutta, ma anche delle istituzioni che sempre più devono sapere che ruolo svolgiamo nella sanità italiana. E noi dobbiamo comunicare ancora meglio il nostro ruolo e la nostra forza nella sanità italiana. Vi prego di organizzarvi e tenere a mente le date del 26-29 settembre. Vi voglio vedere numerosi collegati in diretta nei giorni del congresso FADOI, nell'attesa di ricominciare le attività in presenza e di poterci finalmente riabbracciare tutti. Buon lavoro a chi lavora, buone vacanze a chi va in vacanza. Arrivederci a tutti al più presto.